Al primo posto ci sono le liste di priorità per le prestazioni diagnostiche specialistiche che gli stessi medici di medicina generale potranno presentare e poi percorsi specialistici soprattutto per l'oncologia e la possibilità di fare le prenotazioni per le visite al poliambulatorio nell'ospedale direttamente sul posto. Queste sono solo alcune delle novità annunciate stamani dal pool tecnico del dottor Turi Lazzi dell'azienda sanitaria Sud-Est alla conferenza dei sindaci del Valdarno Aretino, annunciate poi alla stampa dal presidente dell'organismo Maurizio Viligiardi. C'è stato confermato il percorso che c'era stato illustrato nei mesi precedenti, un percorso che ha fatto di più interventi e la ASL sta predisponendo sia per quanto riguarda l'istituzione delle liste di priorità che ci hanno garantito entro questo mese per il nostro territorio saranno previste per tutte le prestazioni diagnostiche e specialistiche. Ci sarà il coinvolgimento di tutti i medici di medicina generale entro il mese di settembre con la modalità per cui chi prescrive prenota all'interno della struttura delle ASL della salute o all'interno dei propri studi medici con le segreterie dei medici stessi. C'è un lavoro di organizzazione, di riorganizzazione che viene fatto dall'ASL che in questo momento sta predisponendo alcuni percorsi specialistici come per esempio per l'oncologia, quindi chi è malato oncologico viene seguito con percorsi specifici su sia gli esami che le prestazioni. C'è un intervento che è già stato previsto per i poliambulatori all'interno dell'ospedale con la prenotazione viene fatta subito fuori dall'ambulatorio e quindi con la possibilità del medico di intervenire se i tempi di attesa per la prestazione fossero troppo lunghi rispetto alle necessità del paziente. Tra le novità anche l'arrivo dell'attesissimo parto in analgesia. L'altra questione che è venuta fuori è relativa a un problema che avevamo posto da tempo e a cui l'azienda aveva anche lì dato delle risposte con delle tempistiche. Anche qui stiamo rispettando compatibilmente con l'arrivo dei nuovi anestesisti. Sarà attivato in tempi abbastanza rapidi la nuova modalità di parto analgesia e in questo modo si può anche pensare di un crescente numero di parti che vengono fatti all'ospedale della Gruccia, considerato che oggi chi vuole ricorrere a questo metodo deve andare a Arezzo o a Firenze.